sarò breve anch'io. Sarò breve dentro ad un concetto, riagganciandomi a tutto quello che diceva Franco adesso, al bisogno che abbiamo tutti, e la vostra presenza lo sta testimoniando, il bisogno che abbiamo tutti di riappropriarci del sentimento di amore nei confronti dell'acqua. Un bene che è prezioso laddove non c'è, ed un bene che è prezioso laddove c'è, e come diceva Franco e come sappiamo tutti noi, se non curato, se non rispettato, se non amato, crea un dolore, crea sofferenza, crea distruzione. Allora, questo è un tempo dove forse tanta generazione passata e anche quella presente poco mette attenzione al valore del bene prezioso che esiste in materia prima, che esiste intorno a noi, noi stessi, il nostro corpo, il nostro 90% di acqua. Forse tante volte non lo sappiamo gestire bene. Ecco, quindi apparteniamo all'acqua. L'uomo deve cominciare ad accorgersi di questo. E non solo accorgersi perché c'è un disastro, ma accorgersi perché c'è un bene. Non a caso chi vuole guardare molto in avanti dice che le generazioni future dovranno affrontare la guerra dell'acqua. Ecco, io spero che la guerra non sia di distruzione, ma sia una guerra valoriale, sia una guerra di bene. Ecco. Allora, concludo dicendo una cosa molto semplice. Penso che tanti di voi, quando hanno voglia di rilassarsi o di pensare, usano il corpo e camminano, no? E il pensiero si muove più fluidamente, ecco. In uno dei momenti in cui facevo anch'io questo piccolo esercizio, mi sono imbattuta in un sentiero che portava proprio a riscoprire il tema dell'acqua, a valorizzarlo sempre di più. Mi sono imbattuta in questa importante scritta che adesso vi voglio leggere. La scritta dice: il mistero dell'acqua. Un vero scienziato dovrebbe ammettere di non sapere che cosa sia l'acqua. Questa non è né fisicamente né chimicamente spiegabile con i mezzi della scienza tradizionale. Non segue alcuna delle loro leggi. L'acqua è un paradosso scientifico naturale. Chi ha detto questo è Wilfried Heikeney, fisico germanico e scienziato dell'acqua. Ecco, io credo che davanti ad una frase del genere io mi sono incantata, ci ho pensato tanto, me la sono accompagnata, me la sono fotografata e quindi ve l'ho letta oggi. Proprio perché c'è bisogno di riappropriarci di questa appartenenza. Quindi buon lavoro a tutti e seminiamo questo amore per l'acqua. Grazie.